Sono Vassilio Sfanos, sono professore ordinario di pediatria all'Università di Cagliari, dirigo la scuola di specializzazione di pediatria della stessa università e da oltre 20 anni sono anche direttore della terapia intensiva neonatale di Cagliari. Oggi ho parlato del rapporto tra metabolomica ed epigenetica. La metabolomica deriva il suo nome dall'unione di metabolì, che vuol dire cambiamento, è la stessa radice del termine metabolismo, e dal suffisso "oma", che deriva dal greco e significa un approccio olistico alla medicina. La metabolomica è l'ultima figlia della genomica, dopo la transcriptomica e la proteomica, e quindi riassume in sé e sintetizza tutto ciò che c'è a monte di essa. È lo studio delle piccole sostanze, i piccoli metaboliti dell'organismo, che però hanno tante cose da raccontare, tra l'altro in particolare anche l'impatto dei microbi, dei microorganismi nella nostra vita e nella nostra salute, sia in termini di buona salute, good health, sia in termini di bad health. La metabolomica è una risposta individualizzata a quelle che sono le esigenze del paziente, sia in termini di terapia che di prevenzione, e come costruire un abito sartoriale su misura e non dare lo stesso protocollo a tutti, che evidentemente non va bene, siamo tutti molto diversi gli uni dagli altri.